Ciao a tutti ragazzi, oggi vi presento una mia nuova pubblicazione, Ruski s Navastiami. Un eserciziario di lingua russa di lessico avanzato. È pensato per chi possiede almeno un livello B2, se non C1, e punta a farvi scoprire oltre 280 nuovi termini presi da testi di carattere giornalistico di Pierre Vieux Canal, il canale della televisione di Stato. E come funziona il mio libro? Innanzitutto è un libro su cui ho lavorato per diversi mesi e di cui sono molto fiero. Ci ho lavorato e ho pensato di crearlo perché io stesso sentivo l'esigenza di un manuale pensato per italiani in cui poter esercitare il proprio russo e imparare nuovi termini che non sono le parole di uso quotidiano, ma termini un pochino più specifici. Questi testi, che sono 50, presentano degli spazi vuoti dove bisogna inserire una parola che può essere un sostantivo, in questo caso va declinato, un aggettivo, e anche in questo caso va declinato, oppure un avverbio, un verbo che quindi va coniugato alla persona, al tempo e all'aspetto corretto, e via dicendo. Sotto ogni testo trovate una tabella con le parole che devono essere utilizzate, poste nella forma base, quindi generalmente infinito per i verbi, oppure maschile singolare per i sostantivi e gli aggettivi e così via. E il libro è pensato per autodidatti, per cui ogni testo è ascoltabile tramite un QR code che vi riporta alla pagina internet di Pierre Canal, oppure tramite link disponibile a fine manuale. E alla fine del manuale trovate anche le soluzioni, quindi per ogni testo sono elencate in ordine corretto le parole già declinate e coniugate, per cui potete controllare da soli se avete fatto giusto. Spero che questo manuale sia di vostro gradimento e ora vi mostrerò le prime pagine del libro. Se siete interessati potete acquistare il mio libro tramite il link qui sotto che vi porterà direttamente ad Amazon. Il libro è disponibile sia in formato cartaceo che ebook. Prima di salutarvi vi comunico anche che sto lavorando a una lettura facilitata in lingua russa, pensata per chi invece ha un livello più base, e questo libro uscirà prossimamente. A presto, udacivam, si vedo proprio, paka paka.